Personalmente, in questi 3 mesi dell'emergenza proprio sono stati dei mesi incredibili, strani, perché eravamo tutti chiusi dentro casa, tutte queste cose qua. E ci sono state cose belle, cose più preoccupanti. Certo, mi sono dedicato molto, anche se io non sono molto tagliato per queste cose, a parlare molto con le persone. Con il telefono, col cellulare, la mia attività di prete l'ho fatta soprattutto in quei 3 mesi attraverso le telefonate che facevo io alle persone, ma spesso questo mi ha fatto piacere, delle persone che mi telefonavano un po' per sentire come stavo io, ma forse invece avevano bisogno pure un po' di parlare, di confidarsi, di averci una parola di conforto. Certo, le teorie in quei mesi ne abbiamo sentite tante, c'erano quelli che si sentivano un po' vittime di altri che avevano messo in giro questo virus, e un po' sarà pure vero, potrebbe essere vero, qualche volta mi ha dato un po' fastidio quando prevalevano delle teorie un po' complottiste, no? Quasi anche contro la Chiesa, no? Come se la Chiesa fosse l'unico a risentire un po' di questo periodo che ci ha obbligato un po' tutti. Per me anche il fatto che la Chiesa pure, pensate, ci hanno tolto, no, diciamo, la Pasqua, no, le celebrazioni della Pasqua, che anche la Chiesa abbia sofferto per questo, però secondo me ci ha fatto un po' sentire più vicini a tutte le categorie che hanno dovuto soffrire e rinunciare alla loro attività, essere messi un po' da parte per via di questo problema. Per cui per me è stata un'occasione per soffrire anche noi come comunità le stesse sofferenze di incertezza, di chiusura, di paura per il futuro che hanno vissuto tante altre categorie, per cui per me può essere stato pure. Ecco, poi un'altra teoria che sentivo, no? Quasi ci voleva questo perché finalmente ci siamo resi conto di quanto stavamo costruendo un mondo troppo sbagliato. Questa è stata l'occasione, no? Questo è un altro modo che c'è un po' di vero, di buono anche questo, senz'altro. Però ecco, senza estremizzare, ecco, nessuna di queste teorie. E così pian piano poi siamo tornati anche su queste cose. Certo, quando si sente dire è l'occasione d'oro per inventare un mondo migliore, da una parte è vero, da una parte mi accorgo che poi dopo le cose riprendono pian piano come erano prima, per cui se è un'occasione forse la stiamo mancando in questo senso. Però è vero che ci ha fatto pensare questa cosa, ci ha fatto pensare, ci ha messo un po' di fronte a noi stessi proprio, anche di fronte alla fede. Io penso che per molti è stata un'occasione proprio che uno dice: ma ci credo o non ci credo? Perché finora la nostra fede, non essendo, a parte le vicende personali, no, in cui le persone vengono messe alla prova, però a livello così totale, no, di che senso ha la vita, dove stiamo andando, che cosa sta succedendo, Dio si è dimenticato di noi. Qui ci siamo, con questi pensieri ci siamo un po' confrontati tutti, ci siamo un po', ecco, messi in ascolto di queste cose. Certo, in questi giorni di solitudine, no, di vita ritirata da monaci, anche noi preti ci siamo un po', anche io mi sono un po' rimesso di fronte al problema della fede, no? Quello che dicevo prima del credere. E ho letto per caso una frase che penso carina, che dice, non so chi dice, leggi sempre il Vangelo, leggilo sempre il Vangelo, perché se lo leggi e lo capisci, cresci. Se lo leggi e non lo capisci, cresci, perché è una lezione di umiltà, perché se non lo capisci vuol dire che ancora devi capirlo. Quindi come sia, cresci, se non altro nell'umiltà di riconoscere che non l'ho capito. Un saluto, un ringraziamento agli operatori di Monsano Cult, le vecchie guardie che conosco bene, poi questi giovani che sto conoscendo adesso, e facciamo i complimenti per questa opera di valorizzazione degli aspetti più importanti, più belli della cultura locale, della vita di un paese. Per me recuperare le radici o quello che uno sta vivendo, le cose del passato è sempre un'ottima occasione proprio per mettere delle basi solide, ecco, della vita comunitaria. Quindi li ringrazio proprio per questa opera che stanno facendo.